Ti ho convocato, non so come cominciare. Aspetta che faccia sera. Siamo a metà dell'opera, la prima serata è andata molto bene, ci siamo confrontati su temi importanti relativi alla storia del teatro di Fossombrone e non solo, con esperti di fama nazionale a livello di comunicazione. Poi abbiamo con Davide Riondino affrontato la tematica di uno spettacolo particolare in Una modesta proposta. Questa sera siamo alla serata centrale con Isabella Ferrari in Fedra di Giannis Rizzos, musica eseguita dal vivo da Giorgia Privitera al violino. Cosa vi ha portato qui a vedere questo spettacolo? Cosa vi aspettate? Questo adattamento che sicuramente sarà particolare, come particolare il poeta greco che, da cui è tratta l'ispirazione. Poi la Fedra è un classico del teatro greco, ripresa da Racine, da tanti autori, quindi è, diciamo, l'opera per eccellenza che incarna la passione, la conflittualità delle passioni, soprattutto il rapporto incestuoso con la figura del figlio. Quindi ci sono vari rapporti che entrano in gioco e siamo curiosi di vedere appunto come vengono trasposti in questo nuovo allestimento. Buonasera Isabella, com'è nata l'idea di Fedra? Ma non è nata da me veramente, ma è stata una proposta qualcun altro l'anno scorso e quindi mi ha subito appassionato, perché effettivamente è un monologo struggente, un mito che io non ho mai affrontato i grandi miti, ma con un linguaggio così contemporaneo, così, cioè, che uno si confronta immediatamente, mi è venuta voglia di farlo. Poi chi è che non ha vissuto una passione, a volte è impossibile, come questa. Quindi il conflitto interiore di Fedra quanto ci appartiene? Credo che appartenga a tutti, uomini, donne, giovani, anziani. Credo che si appartenga a tutti, che chi l'ha vissuto, chi lo deve ancora vivere. Certo, questo è un amore impossibile per il figliastro, però l'impossibilità dell'amore l'abbiamo vissuto tutti. Mi piace venire, direi, in provincia, in luoghi dove c'è quell'attenzione, per amor di Dio, c'è anche nelle grandi città, però è un classico dell'estate riuscire ad arrivare magari in luoghi dove magari non riesci ad arrivare durante la stagione normale del teatro. A me piace moltissimo, ecco, essere in questi spazi. La ringrazio. Grazie. Accanto a una nuvola bianchissima, per non far più ritorno, o la sprofondi in un abisso invisibile che naturalmente esiste sempre, davanti ai nostri piedi l'abisso. E forse perciò gli innamorati di sera camminano così lentamente, con tanta precauzione, tenendosi per la vita accanto al mare o sotto gli alberi, o... Yeah.